Unità di sviluppo delle biotecnologie lavora da 25 anni per aiutare i paesi membri di CGEB a sviluppare i processi della produzione di farmaci biologici per quali i brevetti sono scaduti, cosiddetti biosimilari. Biosimilari con quali noi abbiamo lavorato, abbiamo sviluppato i processi della produzione, sono una decina. Sono biosimilari della prima generazione, che sono per esempio insulina, eritropoietine, interferone, ormone di crescita e altre. La produzione di un farmaco biologico, biosimilare, è un processo molto complesso, che comincia con una cellula che si fa qua in laboratorio, che produce il farmaco. Dopo la sequenza della crescita della cellula, la produzione nel bioreattore, come vediamo qua dietro di me, e dopo la fase della purificazione di questa proteina per arrivare ai controlli di qualità di questa proteina per essere adatta all'uso umano. Noi, una volta sviluppato tutto il processo e scritti tutti i protocolli, diamo a disposizione alle ditte pharma dai nostri paesi membri. Il CGEB è un centro internazionale non profit che ha 66 paesi membri in tutto il mondo. La nostra missione è trasferire queste conoscenze al personale delle ditte pharma biotech che provengono da questi 66 paesi membri. Nel BDU abbiamo sviluppato un modello di trasferimento tecnologico che chiamiamo Technology in a Briefcase. Noi offriamo un training nei nostri laboratori del personale delle ditte pharma biotech nei nostri paesi membri. Da 3 a 4 persone dalle loro ditte vengono qua e stanno con noi da 4 a 6 settimane per ripetere tutto il processo produttivo, cominciando con la cellula geneticamente modificata, finendo con un prodotto finale, e anche noi gli insegniamo a fare tutti i controlli di qualità per questi biofarmaci seguendo il farmacopea europea, che sono i libri da European Medicine Agency. E così loro, dopo un breve training, hanno tutti i protocolli e tutte le conoscenze per riuscire a ripetere questo processo nel loro laboratorio, nel loro compagnia, nel loro paese, e là sviluppare poi tutto il processo in una scala industriale e cercare di registrare questo prodotto nel loro mercato. Noi siamo molto orgogliosi di dire che negli ultimi 25 anni abbiamo già sigillato più di 70 accordi di trasferimento tecnologico con le ditte che provengono da 22 paesi di tutto il mondo. E abbiamo fatto il training del loro personale nel nostro laboratorio. Abbiamo avuto più di 100 ospiti, paesi con quale abbiamo lavorato molto, molto bene, sono paesi come Iran, come Bangladesh. L'ultimo anno abbiamo sigillato accordi con il South Africa, abbiamo lavorato con Cina, con Russia, Cuba e tanti altri. Siamo molto lieti di dire che abbiamo fatto un trasferimento tecnologico nell'una ditta locale qua nel Friuli Venezia Giulia, con quale abbiamo lavorato sulla produzione delle insuline. Adesso sul mercato già escono fuori anche i biosimilari della seconda generazione. Questi sono anticorpi monoclonali. Anticorpi monoclonali sono parte di immunoterapie e si usano contro oggi, si usano contro il cancro, le malattie autoimmune. E noi, per essere in grado di sviluppare questi processi della produzione di anticorpi monoclonali e i loro frammenti, avevamo bisogno di strumentazione nuova e di ambienti molto più controllati. Puliti. Grazie a un generoso contributo della Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo costruito questi nuovi laboratori, che si trovano su una superficie di 215 metri quadri, e abbiamo camere bianche dove abbiamo anche abbiamo comprato anche gli strumenti necessari per lo sviluppo di questi processi per gli anticorpi monoclonali. Noi volevamo anche offrire un servizio di controllo di qualità per i medicinali biologici biosimilari, e così stiamo cercando di ottenere un'approvazione dall'AIFA, dall'Agenzia Italiana per il Farmaco,
per questo laboratorio di controlli di qualità, così offrire anche miglior processo e miglior servizio ai nostri ospiti qua nel nostro laboratorio.